Ero solo un bambino la prima volta che ho fatto a pugni. Eppure ebbi la meglio su un tizio di qualche anno più grande di me. Nel cuore avevo fame di giustizia e picchiare era divertente. Quando qualcosa non mi garbava, scaricavo tutta la mia rabbia su chiunque mi capitasse davanti. Ho sempre pensato che amare, innamorarsi e sciocchezze simili fossero un segno di debolezza. E ho colmato il vuoto d'amore picchiando. Più mi odiavano, più mi carburavo. Ma l'amore è un sentimento che non si può controllare e può cambiare anche l'animo più duro. Quando vivi in un ambiente malfamato ti devi far rispettare. Io questa regola l'ho imparata subito, perché fin da ragazzino ho dovuto lottare. La mia famiglia era povera e numerosa e oltre a subire tante umiliazioni, spesso pativamo la fame. La povertà ti toglie tutto, ma io non ho mai accettato questa situazione, perché sapevo di poter pretendere di più dalla vita. Fu allora che decisi di passare al contrattacco. La sofferenza mi ha convinto che per poter vivere bene ed essere rispettato devi essere un dominatore e necessariamente possedere un sacco di soldi. E c'è un modo veloce per farlo. Quando non hai da mangiare divieni disperato e pronto a tutto. Messo a dura prova sei costretto a fare tutto ciò che è in tuo potere in nome della sopravvivenza. Purtroppo però, nella vita ognuno di noi è costretto ad assumersi le proprie responsabilità. E infatti, le nostre mosse non passarono inosservate. Credevi di averla fatta franca. Come ti sei permessa a rubare in casa mia? Non sai che sono io. We'll be right back.
Cosa devo fare di te? Siete tutti uguali voi piccoli ladroncoli e bastardi! Credi di essere un duro, eh? Ma so io come sistemarti! Non ho paura di te! Ti pentirai di aver conosciuto Michele! Questo era Michele. Un uomo senza scrupoli che mi ha strappato da una vita misera, inserendomi in una realtà ancora peggiore. Venduto da quel miserabile, sono stato cresciuto insieme ad altri coetanei come un combattente per anni, disputando incontri clandestini per conto di una potente organizzazione. Volente o nolente, ho trascorso l'adolescenza con quei delinquenti e crescendo diventavo sempre più forte, allenandomi intensamente giorno dopo giorno. Combattere diventò un'esigenza. Ci isolavano dal resto del mondo e disputando un combattimento dietro l'altro ho imparato la dura regola che se non uccidi vieni ucciso, e per loro volere dovevo necessariamente distruggere chiunque mi stava davanti. Gli anni passavano e ho cominciato a vagare senza meta. Ho dato un calcio a tutto per fare solo quello che mi andava di fare. Ero nauseato dalle regole imposte dalla società. Mi sentivo uno spirito libero, non volevo legami di alcun tipo. Mi andava di vivere la giornata senza programmare nulla. Ma la fiamma ardente del combattente bruciava in me più che mai e sentivo il bisogno accecante di combattere. Chi lo fa queste cose le sa, gli altri non possono capire. Non tutti nascono con in petto un cuore guerriero. Le brutture della vita mi hanno fatto apprezzare la bellezza della natura. Da questa forzata schiavitù ho imparato che la libertà per un uomo è la cosa più importante. Infatti riuscii a scappare da quei farabutti, portandomi via una bella sommetta. E penso di aver dato un bello smacco a quei maledetti, anche se la mia gioventù non potevo farmela restituire. Quando riuscivo lavoravo, ma mi spostavo continuamente perché sognavo di viaggiare per tutta la vita. Ero uno scapestrato che ha per casa la strada. Ma per essere veramente indipendente mi ci volevo un mezzo perché avesse le comodità giuste per non farmi mancare niente. E così per avere assieme tutte e due le cose ebbi l'idea giusta. Un bel camper, proprio così. L'idea non era malvagia, sì, era la mia casa ideale. Ero decisamente un solitario e tutto questo mi piaceva. Viaggiavo, mi fermavo alle discount per le compere e mi rifornivo d'acqua alle fontane che trovavo sulla mia strada. E tutto questo non pesava sul mio bilancio. We'll be right back.
Questa sì che è la vita. So che molti sognano di vivere così, ma non hanno il coraggio di passare dai sogni ai fatti. Per me era diverso. Un giorno come tanti mi ero fermato come al solito per fare scorte. Parcheggiai il camper e per spostarmi usavo la bicicletta, molto più comoda per le piccole distanze. Ehi, tu fermati! Hai capito, stronzo? Oggi non è il tuo giorno fortunato, svuota le tasche senza fiatare, altrimenti ti pizzo. Ce l'hai con me? E con chi se no? Vedi di muovere. Se mi dai il tempo, vedo cosa mi rimane. Aspetta, calmati amico, calmati, stavo scherzando. Era solo una scherza, ti prego, non farmi del male, aspetta. Vattene, va. E ringrazia che sono di buon umore. Ehi amico, aspetta. Che cazzo vuoi ancora? Lasciati dire una cosa. Conosco gente che può farci guadagnare un sacco di soldi. Tu sei in gamba, io ci ho fiuto per queste cose qua. Ehi, aspetta un attimo, aspetta. Dove vuoi andare? Ehi, aspetta amico, perché non vuoi ascoltare? La mia pazienza ha un limite. Non mi far arrabbiare, altrimenti potrei diventare molto cattivo. No, è proprio per questo che ti sto parlando, è questo che mi riferisco. Io lo so, l'ho capito subito che tu sei fatto tu. Per questo che sono così convinto. Noi diventeremo ricchi. Se sei capace di fare tutta questa grana come dici, che bisogno hai di derubare la gente? Non hai capito, ho bisogno di te per fare la grana. E dai amico, aspetta un attimo, aspetta. D'accordo amico, come vuoi. Ma se ci ripensi saprei come contattarmi. Chiamami quando vuoi, tu non mi disturbi. E chi si preoccupa, stupido pazzo? A presto! A proposito, io sono Rafa e Graziano, ma tutti mi chiamano il Rafa. Ciao! Ciao bastardo, ciao. Due occhi così penetranti che per un pelo non mi congelava il sangue. Sei andata, mi hai fatto preoccupare. Su, non fare così, non piangere più. Scusami Evelyn,
Avevo bisogno di rimanere un po' sola. È che non sopporto l'idea che... Ma com'è possibile che possa accadere una cosa simile? Anche se i tuoi genitori non ci sono più, sono convinta che vedranno per sempre dal cielo, affinché tu non debba mai più soffrire. Ti ringrazio, Evelyn. Come al solito sei sempre con me a rassicurarmi e trovi il modo per proteggermi. Non è in questi casi che si vede la vera amica. Lo sai che per me sei come una sorella. Siamo cresciute insieme, spero che lo rimaniamo per sempre. Su, lasciamo bene le lacrime adesso. Grazie, ti voglio bene. Finalmente la vita una volta tanto mi riservava una piacevole sorpresa. Infatti, grazie ad un gioco del destino, stava per capitarmi qualcosa che avrebbe dato una svolta al mio modo di vivere e di pensare. Manuel l'ha massacrato quel bastardo. Forse non hai capito, ma Manuel è imbattibile. Vai! Cazzo! Oi, guarda quello! Che dici? Ci divertiamo un po'? Piccola, cosa ci fai qui tutta sola? Se vuoi la compagnia di un vero uomo, ci sono io qui per te. Non crederai mica di fare la smorfiosa con me! Che volete da me? Lasciatemi passare! Non la tirare tanto per le lunghe! Tanto non ti salva nessuno, sali in macchina! Ehi, pezzo di merda! Conviene a te salire in macchina, alla svelta! E tu che cazzo vuoi? Impicciati degli affari tuoi! Non aver paura, non ti torceranno un capello fino a quando ci sarò io. Non glielo permetterò. E adesso vedremo se sei quel bravo uomo che dici di essere. Adesso mi hai stancato! Stai bene? Credo di sì. Brutto bastardo, non finisce qui! Ne volete ancora? Accomodati! Ti ringrazio. Senza il tuo aiuto sarebbero stati guai seri per me. Sei stato molto gentile. Ti sbagli. Io non sono gentile. È che ho fatto solo quello che era giusto fare. È che non sopporto che qualcuno abusi dei più deboli. Tutto qui. In fondo l'ho fatto solo per me stesso. Ma guarda che non c'è niente di male ad essere gentili. Forse tu sei abituata a tutto questo. Ma io no. Sai difenderti molto bene. Le sistemati proprio a dovere. Sei un combattente. Scusami, adesso devo andare. Comunque è stato un bel gesto il tuo. Ti ringrazio dal profondo del mio cuore.
sei uno strano tipo. Però è stata una fortuna averlo incontrato. Chissà, forse ci rincontreremo prima o poi. Avevo sicuramente abbastanza soldi per tirare avanti, ma non volevo che mi finissero troppo in fretta. Purtroppo trovare lavoro era più difficile di quanto pensassi, ed io sapevo fare bene solo una cosa. Pensavo a quella ragazza, mi ha definito gentile, re il gentile. Che stronzata, pensavo. Come al solito cercavo di sminuire il tutto. Forse avrei fatto meglio a starmene per i fatti miei, ma non me lo sarei mai perdonato a lasciare che quei due bastardi violentassero quella povera ragazza. Comunque non potevo distrarmi, dovevo andare avanti per la mia strada. Stavo sicuramente ingannando me stesso, non lo volevo ammettere, ma quella ragazza mi piaceva. Dovevo comunque trovare il modo per far soldi. Mi ricordai di quel tipo, il Rafa, o come cavolo si faceva chiamare. Non mi fidavo di quel fesso, ma cosa avevo da perdere? Così decisi di cercarlo. È proprio vero che se la cerchi una persona non la trovi mai. Quando non la cerchi te la ritrovi sempre davanti. Stavo quasi per rinunciarci, quando mi ritrovo in tasca un numero telefonico. Ecco, spiegato il perché mi disse che avrei saputo come rintracciarlo. Sapevo che ci avresti ripensato. Da oggi, amico mio, noi siamo soci. Andiamo, va. Poi, tranquillo, piacerai te che ti sto per presentare, stanne certo, andiamo. Victor, sono Rafa, apri. Ehi, dove state andando? Dai Victor, lo sai che ti porto solo gente in gamba, dai facci passare. Dai, vieni con me, dai. Aspetta qua. Quando? In arrivo? Buonasera. 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 Andiamo. Buonasera. Grazie. A tutti. Buonasera. Buonasera. Oh, ehi. Ho parlato di te col capo, adesso è impaziente di conoscerti, va pure. Oh, re, in campana? Grazie a te, amico. Che non sa accogliere gli ospiti, visto il modo che mi è stato riservato. Sai ragazzo, non so fino a quando riuscirò a tenere a bada a Bart, ma visto il modo con cui sei riuscito ad atterrarlo, farò finta di non aver sentito. E secondo me sei anche uno che non si sa difendere da solo. Ferma, padre. Hai una bella lingua biforcuta, ma siccome oltre che la lingua sai far parlare anche i fatti,
lascio passare. Quindi tu saresti il grande capo. Cosa vuoi che faccia? Devo fare dei quiz o devo camminare a quattro zampe? Rappa che mi ha parlato di te. E credi che meriti un'occasione. Ma la regola vuole che prima devi superare una prova. Ci vediamo domani e vedremo se farò bene a darti fiducia. E Rafael, dov'è? La Gattiera ha rifilato la palla di farti diventare campione, vero? Che ingenuo. Non ti dare pena per lui. Ha avuto la sua parte con la serva. Quale un povero drogato che per pochi spicci venderebbe anche sua madre. Dimenticalo. Ma domani. Nella mia vita ed è davvero difficile andare avanti senza di voi. Ho conosciuto un ragazzo speciale che mi ha aiutato ad uscire da una brutta situazione e credo che anche se non lo vuole ammettere, anche lui come me ha bisogno di molto affetto. Sento che è un bravo ragazzo, spero veramente di poterlo rivedere. Oggi sono felice e ho voglia di distarmi un po'. Che dici, vado a correre? Ero indeciso sul da farsi e nel frattempo ne approfittavo a fare del footing in un parco nelle vicinanze. Passarono diversi giorni prima che capitasse di rincontrare Smeralda, la ragazza che salvai da quei due malviventi. Però un giorno me la ritrovai davanti. Sì, era proprio lì, è strano a dirlo, anche stavolta sono stato io ad avvicinarla. Tu, allora non mi ero sbagliata. Anche tu vieni a correre qui. Come va? Tutto bene? Spero che ti sia ripresa bene dopo la brutta disavventura dell'altra volta. A me piace molto correre e quando c'è qualcosa che mi turba vengo sempre qui. Non so come spiegartelo, ma mentre corro è come se tutto il resto sparisse. Mi fai compagnia? Dai, non ti far fregare, andiamo. Io mi chiamo Smeralda, e tu? Io no. Scherzo. Perché vuoi saperlo? Che ci guadagna sapere il mio nome? Sei davvero un bel tipo. Originale, direi. Io non ti sto facendo un processo di secondo grado. Comunque, fa niente. Mi chiamo Raymond. Però puoi chiamarmi Ray. Scusami per prima, non volevo offenderti. Sono proprio un deficiente. Hai davvero un bel nome. Esmeralda. Quel ragazzo mi piace. Mi somiglia. Sembra preparato.
e soprattutto motivato. Voglio vederlo all'opera quanto prima. Anzi, fai una cosa, portamelo qui. Albert, vai a prendere lei, il capo con l'ufficio. Ok. Continua così. Non ho bisogno di incitamento. Nella vita ho imparato che nessuno mi regala niente. È tutto un conquistato. Io adesso voglio solo vincere. Per il momento nella mente solo questo quello che conta. Adesso devo andare a prepararmi. Scusatemi. Ehi, come ti permetti? Prego! Non fa niente. Lascio andare. E così ho cominciato a frequentare questa ragazza e ammettere a me stesso che questa nuova esperienza mi attirava più di affrontare un nuovo avversario era veramente difficile. Posso chiederti una cosa? Perché no? Dimmi tu. Fin dal primo momento che ti ho visto ho notato una strana luce nei tuoi occhi e il tuo sguardo mi ha catturato subito. Ma allo stesso tempo sento anche che sei molto triste e sola. Come se nascondessi qualcosa della tua vita che non vuoi che si sappia. Anch'io sono molto sola. Ho perso i miei in un incidente d'auto 2 mesi fa e sto attraversando un periodo molto brutto. Ormai non frequento più nessuno, a parte un'amica. E solo Dio sa quanto bisogno ho di sfogarmi. Scusami, come al solito parlo troppo e sono invadente. Prometto di non chiederti più nulla. No, no, hai ragione. Devo proprio confessarlo. Adesso che ci penso mi stai aiutando a capire che un essere umano non può rimanere per tutta la vita da solo. Purtroppo, la verità è che per far valere le mie ragioni, il più delle volte devo far parlare anche i miei pugni. Invece, ora con te riesco ad avere un dialogo normale senza ricorrere alla forza. E questo significa tanto per me, credimi. Ormai non credo più nell'amicizia. E non mi apro molto. Ma con te è diverso. Sai mettermi a mio agio. E resterei a parlare per ore ed ore. Non so, sento di potermi fidare. È strano. Io ho provato subito la stessa sensazione. Forse il destino. Tu credi nel destino? Non pensare che sia una ragazza facile. Non do confidenza al primo che incontro. E non voglio sembrare spacciata. Dal primo momento che ti ho visto mi sei piaciuta subito. Se sto qui con te è perché ti reputo una ragazza speciale. Io non cerco storie e non voglio illudere. Però, sai una cosa, oggi mi sento diverso. E sono felice per questo.
Senti il mio cuore, è impazzito dalla felicità. Scusami, non so se sto facendo la cosa giusta. Devo proprio andare, mi dispiace. Aspetta, per favore. Ma tu non li conosci? Io... Metteva alla prova i nuovi arrivati e lo faceva in un modo originale. Dovevo affrontare un lottatore di judo molto forte. Affrontare altri stili ti aiutano ad adattarti a qualsiasi incognita, ma chiunque può essere battuto, sei solo tu a determinarlo. Per me vale la regola che non è lo sport contro lo sport, ma è l'uomo contro l'uomo. Sì? Ehi, ciao! Sì, dimmi, dimmi. Sì, lo so, lo so. Ho investito un bel po' in questo affare. Come sempre, tra l'altro. Ho per le mani un ragazzo che mi ha fatto una buona impressione. E sono sicuro che può darci grandi soddisfazioni. Organizzami un match contro Benny Martinez. Ci risentiamo. Ciao! Ho una figlia e un gattino. Io le faccio da babysitter, così mi sdebito. Dalle cose che mi ha detto ho capito che vivi solo. Non è così?
Vuoi vedere dove abito? Se ti fa piacere, non voglio più essere troppo curiosa. Ok, vivo solo. E anche se non ho fatto mai entrare nessuno in casa mia, perché fare un'eccezione? Ma ti dico subito che è una casa infantile speciale. Che significa speciale? Vieni, vieni. Ma dai, è qui che vivi. Cos'è, non ti piace? Esmeralda, che c'è? Non vuoi vedere più dove vivo? Sì, sì, che non credevo che... Dai, entra. Ti prometto che non ti salto addosso, giuro. Vuoi andare via? Va bene, andiamo. No, aspetta. Va bene, entro. Dai, vieni. Però, non pensavo fosse così una roulotte. Non è una roulotte, si chiama camper. Non è un po' troppo grande questo letto per una sola persona? Ci dormi solo oppure... Non mi hai detto però se ti piace o meno. Tanto lo so cosa sei pensato. Allora ti piace? Sinceramente pensavo che non avresti apprezzato il mio modo di vivere. Sei proprio un matto. Ma forse è proprio questo che mi piace di te. Le cose finalmente cominciavano a girare per il verso giusto. Combattendo per questa gente guadagniamo parecchio, ma per me importava solo una cosa ormai, Esmeralda. Prima d'ora non avrei mai pensato di far colpo su una ragazza come lei, ma lei era speciale, lei mi fa figlio. Cosa vuole di più? Al boss gli piaceva la lotta e molte volte non mancava l'occasione di assistere a confronti di incontri di diverse discipline. Una volta sono stato un fortissimo combattente anch'io, sai.
affrontavo chiunque avesse le palle di starmi di fronte. E per questo ero temuto e rispettato. Tu mi ricordi molto me stesso. E tutte e due ambiamo al raggiungimento della perfezione. Bada bene che non accosto mai il mio nome a qualcun altro. Oggi purtroppo l'uomo è cambiato. Sono tutte delle femminucce. Ma per fortuna ogni tanto si trova ancora qualcuno come te e me. D'un tratto penso che per molti solo i soldi possono spingere a rischiare tanto. Ma poi mi dico, e che diamine, il denaro non è tutto nella vita. Sarebbe una realtà troppo squallida per dei tipi come noi. Noi siamo di ben alto spessore per lottare solo per il denaro. Con questo non voglio dire che i soldi non contano, anzi, ma la verità è che a noi la lotta ci esalta, perché siamo nati guerrieri e moriremo. Questo ci porta a rischiare tutto. Pur di vincere uccideremo. Siamo spietati, pur non volendo. E tu non fai eccezione, caro Ray. Si sbagliava. Forse prima sarei stato d'accordo. Ma ora non più. Ma cosa hai? Che c'è? Anche se ti conosco da poco, penso di comprenderti abbastanza bene ormai. Mi nascondi qualcosa? Su, parla. Lo sai che con me ti puoi confidare. È che... Si tratta di me? Forse non ti piace abbastanza. No, anzi. Però tutto questo è molto strano. Non avevo mai conosciuto una come te. In un certo senso mi fai un po' paura. Addirittura. Quello che ti sto per dire non l'ho mai raccontato a nessuno e faccio fatica a confidare in te. Prendi la gola. Ma sento che è giusto parlarti. Tutta la mia vita è stata una lotta per la sopravvivenza e non ho avuto paura mai di niente di nessuno. Mi hanno insegnato solo a vincere la paura di vedere il prossimo. Quello che sto per dirti è che di te sì, ho paura. Mi sono sempre ripromesso di non legarmi mai a nessuno. Ma tu sei diversa, sei l'unica persona al mondo in grado di capire. Ed è proprio questo che fa paura. Adesso che ti ho trovato non voglio più perderti. A cosa ti riferisci? Stanno accadendo tante cose belle ultimamente. E io non ci sono abituato. Ma io ho fatto una vita troppo regolare. E non voglio addossarti nel bambino. Sai cosa penso io? Penso che devi lasciare che accadano. Se è il destino che ha voluto che ci incontrassimo, perché mai dobbiamo rifuggerla? Non so cosa ti sia capitato e non mi importa di sapere cosa hai fatto prima di conoscermi, se non vuoi dirmelo. La sola cosa che conta è che stiamo bene insieme. Il resto non esiste. Non devi aver paura di amare. E va bene. Nella vita hai sofferto molto. E allora è proprio per questo che hai diritto più di chiunque altro ad amare e ad essere amato.
il castigatore, Benny La Furia. Da quest'altro lato, il nuovo acquisto, Ray Montero. Fateci divertire, questa sì che è una bella visione. Dimenticavo, passa da me dopo la doccia, voglio parlarti. Mai le aspettative, e perciò ho deciso che devi fare una cosa per me. Domani notte arriva un uomo molto importante, uno con cui l'amicizia è meglio spezzarla. Non so se mi spiego. Ti accompagnerà Manuel, che ti dirà il resto sul posto. Al lavoro fatto sarai bene riparato. Bada bene di esserci, siamo intesi? Io voglio solo combattere, non voglio partecipare a nessuno dei vostri loschi giochi. Tu mi devi chiamare solo quando c'è un combattimento. Ray non è il cagnolino di nessuno. Ragazzo, non tirare troppo la corda. Ti avviso. Ti ho detto ci sarai e così sarà. Altrimenti potrebbe cadere qualcosa di spiacevole. Ehi, hey, hey. È meglio che te ne vai. Lascia stare. Vecchi amici. Ma tu? Sì, sono io, Jack Mondello. Noto con piacere che sei in ottima forma. Come vedi, ti ho fatto diventare un uomo. Basta, sei ancora vivo. Io non ho dimenticato. Come hai fatto a trovarmi? Io ho molti amici e in tutti questi anni ti ho tenuto d'occhio. Non potevo abbandonare un mio investimento. Sono stato io a farti assalire da Rafael Graziano. Tu? Perché? Perché ti serviva un lavoro per sdebitarti. Ti sembrerà strano, ma è un debito con me. Sei rimasto sempre bastardo. Invece di ringraziarmi, mi inveisci contro. Però devo ammettere che sei diventato proprio forte. E devo dire che, in un certo senso, sono anche affezionato a te. Ed è per questo che fino ad ora nessuno ti ha cercato. Se sei vivo è grazie a me. Grazie a Jack Mondello. Se è così è arrivata l'ora di farla finita, altrimenti te la faccio passare io la voglia di seguirla. Non hai capito? Quando sei scappato, sono io che ti ho protetto. È giunta l'ora di sdebitarti, caro Ray.
Pensavi davvero che ti avremmo lasciato andare con la somma che ti sei portato via? Ho preso solo quello che mi spettava di diritto. È grazie a me che lavori per questa gente. Sei doppiamente in debito, caro re. Adesso devo andare, ma mi farò vivo quanto prima. Guarda i tuoi piccioncini. Ehi, andiamo via. Ti prego. Che diavolo volete? Lascia perdere. Vogliono provocarti. Non dare peso a quello che dicono. Andiamocene. Ma cos'è? Non vi è bastata la lezione dell'altra volta? Non voglio farti assistere a scene che possono turbarti. D'accordo, andiamo via. Ehi, Ray, perché non fai gli occhi anche noi? Falla salire. Tutti bastardi! Ma cosa vogliono da noi? I due si sposarono e da quel giorno vissero felici e contenti. Brava a fare i compiti, eh? Dai. Papà, raccontami una tua storia, per favore. E va bene, però una breve. D'accordo. Vediamo un po'. Quale ti posso raccontare? Forse questa. C'era una volta un uomo, molto solo, che sembrava cattivo, ma non lo era. Incontra una principessa che scopre quale bontà portasse nel cuore. I due si innamorano. Trionfò su tutte le avversità. Morale della favola, Luana? Sì. Mai giudicare qualcuno prima ancora di averlo ben conosciuto. Adesso Luana, su a fare i compiti, dai. Oh no! Dov'è la mia birichina? Mamma! Ciao Smeralda. Ah, Evelyn. Come si è comportata la monella? Bene, devo appena iniziare a fare i compiti. Esmeralda mi ha raccontato una storia. Allora, Luana, ti sei divertita? Sì, mamma. Beh, adesso vuoi fare i conti, va bene? D'accordo. Cosa hai, Esmeralda? Scusami, Evelyn, stavo pensando una cosa. Ti vedo preoccupata. Ne vuoi parlare? A te non riesco a nascondere proprio nulla, eh? Ti conosco troppo bene. Sono sputa il rospo. E va bene. Andiamo in camera. Ho conosciuto un uomo. Davvero? Oh, caro, sono felice per te. E dimmi, com'è? È bello? È misterioso e molto triste. Ha sofferto molto nella sua vita. Ma anche se sembra impenetrabile, nella sua dura corazza nasconde un animo puro e generoso. Io l'ho colto subito, questo suo pregio. Sai, me ne sono innamorata subito. Penso che debba qualcosa a certa gente. E ho paura che gli accada qualcosa. E che cosa vuoi fare? Sento come se voglia chiedermi di andare via con lui. Sai una cosa? Spero proprio che lo faccia. Allora sei proprio cotta. Però mi dispiacerebbe lasciarti. Sei troppo buona con me. No, caro, non devi preoccuparti per questo. Sei proprio un tesoro. La cosa che mi sta più a cuore è la tua felicità. E se reputi quell'uomo giusto per te, allora va a casa e goditi ogni attimo con lui. Te lo meriti proprio. Ti ringrazio, sei davvero una cara amica. A cosa pensi? Sono stanco di questo schifo. Smeralda, ascoltami. Molto presto andrò via. Volevo chiederti se... Se mi stai chiedendo se verrei via con te, ti rispondo subito che la mia risposta è sì. Non essere precipitosa. Pensaci bene prima di decidere.
So bene che la vita che ti offro non è proprio l'ideale. Da quando sono morti i miei, questo paese non mi appartiene più. Voglio dimenticare. Sentivo che me l'avresti chiesto e ci ho pensato molto. E poi ormai sono sola. Ho già dato troppi grattacapi alla mia migliore amica. Adesso è ora che segua la mia strada. E poi viaggiare un po' non mi farà male. Per me vivere in un camper è stata una scelta. Ma tu ti troverai altro tra bene con me. Dicendoti di sì, non pretendo di cambiare il tuo modo di vivere. Forse un giorno avremo una casa come tutti gli altri. Ma voglio che deve essere di comuni accordi. E poi, vuoi la verità? Questa vita mi affascina e per il momento mi accontento. Ti ringrazio. Sai, è triste dirlo, ma non mi piace tanto stare in mezzo alla gente. Non li capisco. E poi, anche se può sembrare il contrario, sono molto sensibile per certe cose. A cosa ti riferisci? Guardati un po' intorno. Purtroppo l'essere umano è insensibile a tutto e sa solo distruggere ciò che di bello la natura ha saputo creare. La pensano tutti alla stessa maniera. Fumano, bevono, si drogano e ognuno pensa a sé. Io non sono un santo, ne ho combinate tante anch'io, ma certi valori li rispetto ancora. Molto presto ce ne andremo. Se sei d'accordo, ci cercheremo un posto migliore per vivere. Fino ad oggi ho vissuto sempre solo, ma ora... Ci sono io adesso. Io ti capisco e non ti lascerò mai più.